usato Blender nel 2009 grazie a un professore universitario che già all'epoca lo insegnava alle sue lezioni. Quindi, mentre alcuni altri professori ci indirizzavano verso altri software allora più conosciuti, lui spingeva molto sull'open source in generale, e quindi Blender. Lavoro con Blender dal 2010 in diversi ambiti, quindi dall'architettura al design e poi soprattutto l'animazione. Quindi realizzato per la società per cui lavoro diversi cartoni animati, diversi cortometraggi e anche effetti visivi. Guardo soprattutto alla storia dell'arte, perché avendo conseguito studi soprattutto di storia dell'arte negli ultimi anni, non posso che non guardare ai maestri antichi, che quindi, contrariamente magari a chi pensa di guardare alla computer grafica e guardare i lavori più contemporanei, ovviamente li guardo, cioè sono un super fan e, come dire, attaccato a tutte le novità da un punto di vista grafico, però i riferimenti principali si trovano nell'arte antica. Consiglio che posso dare a chi inizia a studiare Blender adesso è quello di non limitarsi a dire ho fatto un bel modello, faccio un bel modello, ma faccio un'immagine. Il tuo obiettivo, almeno per me, ma il consiglio che posso dare anche agli altri, è quello di creare immagini che sono immagini a sé stanti, sono delle composizioni, sono dei quadri. Ho appena finito una mostra a Roma, alla Fondazione Besso, e le cose che uno guarda sono delle immagini, non sono dei modelli. Confronto importante, soprattutto anche fuori dal contesto al quale siamo abituati. Il sogno è quello di continuare a fare quello che faccio ogni giorno, migliorandosi sempre, cercando di migliorare sempre. Ciao ragazzi!